Buonasera ragazzi, anche oggi il terzo appuntamento con Pippi Radio dalle frequenze di via Sebastiano del vostro Patrizio. Oggi ci occupiamo finalmente per far contenti chi ci disinforma, facciamo dell'informazione e tocchiamo l'anno che se n'è andato. I fatti più importanti del 2014 hanno attrezzato il nostro modo di vivere. Un punto che voglio parlare oggi è un punto molto chiaro. È l'ondata di occupazioni del 2014 e sono state prese d'assalto le case sfitte, gli sgomberi, gli scontri collettivi hanno occupato per quest'anno per un periodo insieme agli studenti universitari che venivano da Brescia nelle case di via Albiroli. Siamo spostati in quelli di via Beroaldo né al mercato di San Donato e non dovete sapere, compagni, che non è tutto rose quello che fiori, perché ci hanno sbattuto fuori in maniera indignata. E sapete perché? Perché non sono dei compagni, loro non vogliono sbattere fuori la gente che non è come loro, solo perché abbiamo sempre pagato quello che c'era da pagare, il formaggio, l'acqua. Però quando hanno visto che abbiamo tirato fuori la stagnola, ci hanno buttato fuori. E non è così che si va fra compagni, le lotte non si vincono così, si vincono stando uniti. E loro non hanno tutta quell'unione, sono degli studenti che non mi sono piaciuti per un cazzo, né a me né ad Antonio. Ci hanno sbattuto fuori, abbiamo preso l'86 e ci siamo trasferiti via Albiroli e anche da lì siamo stati cacciati fuori da degli occupanti universitari. Ai miei tempi, negli anni 70, non ti cacciavano fuori e io invito i ragazzi a pensare a queste cazzo di... Radio.
Yeah, baby radio. Baby radio, guy. Are you up? Solo. Hey, yeah. Hello. Eravamo lì, l'appartamento vi assicuro che è decentissimo, è molto bello. Ci si sta anche in 41-42 persone, anche se è tipo 40 metri quadri. Se ci pensate, ragazzi, avere un metro quadro di spazio per ogni singola persona vuol dire avere un metro quadro d'aria. E in questa società avere un metro quadro d'aria vuol dire avere un metro quadro di felicità. E loro ce l'hanno tolta, ma loro, scusa, vengono da situazioni molto agiate, non riescono a integrarsi con i veri bolognesi. Io conosco persone da tutta Italia, Napoli, Palermo, Roma, Milano, tutti i compagni della Liguria, della Spezia, Alessandria, Genova, Piacenza, che sono state al CAU. E non abbiamo mai fatto così. Pensate che il comune di Bologna a maggio ha messo a punto un piano d'emergenza per le occupazioni. E poi vabbè, gli scontri tra tutti i collettivi di forze dell'ordine, ma non è che sono intervenuti gli sbirri, lì ci hanno cacciato fuori i ragazzi di Brescia solo perché abbiamo tirato fuori una stagnola dopo una settimana che non ci eravamo fatti lì. E abbiamo iniziato a discutere perché loro non vogliono, ma non è con l'unione che si costruisce, non con mandando via le persone. Quindi io invito i ragazzi, al posto di occupare le case, chi vi dà le case veramente sono tutti gli Ahmed della puntata precedente, loro sono i nostri salvatori. Loro vi tengono ospitali, vi fanno mangiare con le mani il couscous, vi danno il tè, e non gliene frega niente se avete le vostre dipendenze, perché ognuno di noi in una società libera deve avere le proprie opinioni e la propria libertà individuale. Perché per me oggi è una stagnola, per te domani magari non lo so, è un furto, una rapina, o può essere quello che vuoi, ma io non mica critico cosa fai tu, però tu non puoi criticare quello che facciamo noi. Ragazzi, mi raccomando, casa pulita a me va bene, lo devi solo portare in giro, ma ve l'avevo già detto, è importante questo punto. E io preferisco vivere come capita adesso piuttosto che dare credito a quattro ragazzi di Brescia. Quindi il consiglio che vi do, soprattutto alle nuove generazioni di Bologna: quando occupate le case, non pensate prima al nemico che avete davanti, pensate al nemico che avete in casa, che è più pericoloso perché è come gli insetti, si nascondono, non te ne accorgi mai. E invece non è stata la polizia, io ho fatto lotte con gli sbirri per anni, ma questa volta sono stati i ragazzi di Brescia. Sopporti chi fa l'amore. Babbe Radio. Babbe Radio. Babbe Radio. Thank you.
Thank you.
Baby Radio. Baby Radio. Riprendiamo dove abbiamo terminato. Siamo ragazzi sempre in via Sebastiano Serlio 61. Io sono il vostro Patrizio e siamo sempre su Baby Radio, la radio per dare voce a chi voce non ce l'ha, in questo caso piccoli, piccoli baby. Noi siamo, perché da qua il nome Baby Radio, scusate, volevo farvi un preludio prima di andare avanti, che non credo avevo lo spiegato nella prima puntata, perché questa radio, Baby Radio, è semplice detto fatto, baby come piccolo, piccolo come quello che stiamo vivendo. Ma grazie alla crescita nella nostra fiducia nella vita può diventare grande Big Radio, Free Big Radio. Baby Radio non ha voce e noi diamo voce a chi non ha voce. Non ci interessa farci sbattere fuori dalle case popolari. Se non sono gli sbirri sono i ragazzi di Brescia. Se non sono i ragazzi di Brescia non lo so. Però Baby Radio, radio libera su queste frequenze di Sebastiano Serlio, dopo Radio Alice, l'unica radio veramente sotto, under sotto, è sotto tutto, siamo indipendenti, siamo come i ratti nelle fogne, non ci prendono, non ci vedono e attacchiamo la malattia della verità. Bene, adesso volevo andare avanti con i fatti di Bologna del 2014 e mi fanno ridere alcune volte. Il fatto sgradevole è soprattutto per le signore impellizzate, è il maniaco di Bologna. Maniaco di Bologna perché fa gli apprezzamenti alle signore imprelisciate con cagnolino che lo tengono in mano quando in via Rizzoli. Il maniaco di Bologna non si faceva, inutile che dite, un maniaco prende la roba, è un maniaco, ma che ve l'ha detto, non l'ha detto, sfondo sessuale. Tre aggressioni, sto leggendo qua dal quotidiano, piccolo quotidiano, tre aggressioni a sfondo sessuale, accento inglese, è arrivato l'arresto, 26 anni, un ragazzino, l'hanno individuato poi in Danimarca, questa è una notizia 2014. La seconda notizia, il maxi cantiere di Strada Maggiore Crealis, che deve essere una nuova droga, non so ragazzi che cazzo sia il Crealis, ma mi viene in mente la pubblicità dei fiocchi d'avena. Buona giornata a tutti gli amici marocchini, ascoltano Baby Radio, andate un po' per giri in macchina, stati in Marocco, volete la pallina, uomo due, ascolta in macchina, sempre come GTA, Baby Radio, Free Radio. Buona giornata a tutti gli amici marocchini, ascoltano Baby Radio, andate un po' per giri in macchina, stati in Marocco, mette la pallina, uomo due, colta in macchina, sempre come GTA, Baby Radio, Free Radio. We'll be right back.
Italia 65. Conclusi a Groningen, in Olanda, con un trionfo dell'Italia, gli europei di pattinaggio corsa. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Beep!
Baby Radio ti prende bene. Baby Radio. Puoi vedere il registro delle nozze gay. Io avrò delle dipendenze e sono aperto socialmente a tutto. Però ragazzi, per me il matrimonio gay, ecco, io ci andrei un po' dai piedi di piombo. O a te ti può piacere, io quando stavo prima di venire in radio ho fatto delle cose che non vi sto a raccontare, poi magari se approfondiremo ve le racconto, quindi non ho problemi. Però è un argomento che così, ondate di occupazioni, i collettivi, il canile degli orrori di Bergato. Ah, a proposito, mi rincuora vedere come dopo Striscia la Notizia, che va in onda sulle frequenze da chi sapete voi, sempre sul canale di chi sapete voi, è andato in onda un servizio di parlavano finalmente di tossici, e quindi avevo lo vorrei, magari vi faccio, mandiamo ode andiamo a vedere di fare chiarezza su questo argomento, perché finalmente anche noi che compagni abbiamo visibilità da chi non si può dire, che non si può dire. Attentato all'alta velocità nella stazione di Santa Viola, qua me lo facendo doloso. Ah, questo è successo sotto le feste. Volete sapere io dove le ho passate le feste? Le ho passate in campagna con i miei amici, la mia famiglia, i miei compagni, con un bidone d'olio. Abbiamo acceso il bidone d'olio, ci siamo scaldati tutti insieme, abbiamo cantato l'inno alla vita, abbiamo ringraziato il Dio bidone, ci siamo scaldati perché il fuoco è la vita, e abbiamo pregato che tutto potesse tornare alla normalità, e così è stato. Chiudo il notiziario di oggi con una pagina politica. Ve lo ricordate Vasco Errani, che era il nostro sindaco? Io me lo ricordo, visto che mi ha cacciato via dalla giunta quando volevo solo schiacciare un pisolino. E lui mi ha cacciato via, ha detto: guarda, ci sono i banchi della chiesa. E questo non è un comportamento eticamente sociale. Tu sei il patrocinio dei cittadini, mi cacci via dalla giunta. Quindi fai 2 più 2 e ti accorgi in che cazzo del mondo viviamo. Andiamo ad occupare le case, se non ci sono gli sbirri ci sono i ragazzi di Brescia. Vado alla giunta e Vasco Errani mi caccia via perché voglio dormire. È inutile che sto a tergiversare. L'ultimo argomento su Baby Radio è un consiglio, questo consiglio ai più giovani e meno giovani. O meno giovani magari come me sanno già come affrontarla, i più giovani ci cascano. Diffidate da sempre della roba bianca, l'eroina bianca è buona, ragazzi, perché è buona. Quando ti fai di eroina bianca stai bene, però non so ultimamente che cosa cazzo ci mettono dentro, e non lo so. Mi ricordo questo mio amico Antonio, che doveva andare a consegnare la posta, faceva tipo il postino per il fattorino, e ha preso questa eroina bianca, che non è la Brown Sugar per i meno esperti, per i ragazzi che si vogliono avvicinare a questa disciplina. Si è addormentato mentre andava, si è addormentato e purtroppo per lui è finita male. Quindi ragazzi, state svegli, la tagliano con
l'assa Dio per far cagare come la coca, ma la tagliano anche con la stricnina, con tutti i veleni per farvi, no, è un serpente che si mangia la coda, perché se io spendo, io ti spendo il giorno dopo e il giorno dopo ancora e mi metti in gioco, ma se tu non mi dai opportunità più di spendere, questo è un complotto dello Stato che fanno delle droghe che tu prendi e non spendi più perché o sei stato male oppure ti beccano, ti fanno la festa o purtroppo puoi morire, io ne ho visti morire. E allora dico, puoi mantenere una, è lo Stato che controlla il mercato, Vasco Errani, la giunta, i ragazzi di Brescia non sono coincidenze, non sono, pensate a quello che fate, pensateci, perché oggi ti va bene, domani ti va bene, dopodomani ti va bene, il quarto giorno di fila ti va bene, il quinto giorno ancora ti va bene, il sesto giorno ti va bene, e però arriva domenica e la domenica paghi. Manderemo un servizio di Ode per spiegarvi che la roba bianca è stata strumentalizzata per non farti spendere più. Io vi invito a riflettere, ve lo dico perché ci sono passato. Detto questo, vi do l'appuntamento sulle stesse frequenze, Baby Radio, la radio libera in via Sebastiano Serlio a Bologna. Baby, it's not you. 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 It's not you
Bye.